L'attentato del 13 maggio del 1981 a San Giovanni Paolo II costituisce un momento di svolta per la vita del pontefice, per la realtà della Chiesa, ma per l'intera umanità. Questo luogo, il Policlinico Gemelli, ha accompagnato l'esperienza di Giovanni Paolo II, ma in qualche modo è diventato anche un riferimento per il cammino ecclesiale. Abbiamo allestito delle mostre che ricordano la lunga degenza per circa un anno intero nei 10 ricoveri che San Giovanni Paolo II ha fatto al Policlinico Gemelli, proprio per sottolineare come nella sua vita, nel suo ministero, questo momento è diventato emblematico perché rivela il profondo legame del pontificato con la sofferenza, con l'offerta di tutta la sua vita a beneficio di una umanità che attraversava profondi cambiamenti e soprattutto si preparava al terzo millennio. E in alcune riflessioni e in alcuni anche messaggi, anche all'interno di un angelo, il Santo Padre ricorda proprio che questa sofferenza doveva segnare la sua esistenza e il suo pontificato per introdurre l'umanità e la Chiesa al terzo millennio. Quindi continua ad essere per noi un percorso da meditare, con cui confrontarci, che rappresenta anche un invito per tutta l'umanità a vivere le sofferenze del nostro tempo, in un tempo di pandemia, non solo come qualcosa da sfuggire, da superare, ma come qualcosa da affrontare, perché nel momento della sofferenza anche si affronta il significato più profondo della vita. Giovanni Paolo II, anche in questo, resta per tutti noi un grande maestro.